Questo programma è offerto da Sicilia, emergenza immigrazione nel canale di Sicilia. Oltre 4.000 persone sono state salvate in mare in 36 ore, 10 barconi intercettati soltanto ieri, 3 migranti soccorsi, c'erano anche 83 bambini. Il numero è destinato a salire per via delle condizioni meteorologiche favorevoli. L'Italia sottolinea la necessità dell'intervento di tutti i Paesi membri per gestire la situazione. Sulla Sicilia piovono critiche da parte di Save the Children, che definisce inaccettabili le condizioni di prima accoglienza dei minori sbarcati negli ultimi giorni. Intanto è caccia ai trafficanti di esseri umani. Sono già 6 i scafisti individuati tra Siracusa e Pozzallo. Termini Imerese, scoperte sigarette di contrabbando. La Guardia di Finanza ha arrestato 2 persone, un palermitano e un tunisino, con l'accusa di contrabbando. I 2 uomini sono stati fermati nel porto di Termini, mentre viaggiavano a bordo di un'auto in cui c'erano 100 kg di sigarette estere senza contrassegni dei monopoli di Stato. Dall'inizio dell'anno sono circa 64 i tunisini denunciati perché trovati in possesso di 610 kg di sigarette di contrabbando. Palermo, inchiesta Giacchetto, Vitrano, Leanza e Cascio assolti. I deputati regionali Gaspare Vitrano e Lino Leanza, accusati di finanziamento illecito, e l'ex presidente dell'ARS, Francesco Cascio, accusato di corruzione, escono dall'inchiesta sul giro d'affari messo in piedi da Faustino Giacchetto. L'imprenditore siciliano, che avrebbe organizzato il sistema per gestire a suo piacimento, grazie alla presunta compiacenza di imprenditori, burocrati e politici, i 15 milioni destinati alla comunicazione del progetto Coarap. Secondo l'inchiesta, Giacchetto avrebbe usato i 15 milioni dell'ente regionale di formazione in cui lavorava, il CIAPI, per compiere viaggi, comprare oggetti di lusso. Per il GIP Fernando Sestito, quindi, Vitrano, Leanza e Cascio risultano esterni alla vicenda e su richiesta dei PM ha archiviato la loro posizione. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091-8467-529. La spesa, vieni a farla da noi. Da Todis troverai i nostri prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lasciati conquistare dal profumo della gastronomia. La macelleria risponde a tutte le vostre esigenze, con preparati vari e di carne. Todis, Contrada Filaccina, a Bolognetta. Da noi, dal 17 al 30 marzo, il vernella a 2,09 euro. Lo svelto a soli 99 centesimi. Bagheria, un imprenditore si toglie la vita. Giuseppe Sciortino, imprenditore bagherese di 56 anni, sposato con 4 figli, si è ucciso nel magazzino della propria residenza, nei pressi di Bagheria Alta, zona autostrada. L'uomo lavorava nel settore delle costruzioni, con la fornitura di servizi di carpenterie e ponteggi. È stata la moglie a fare la terribile scoperta e a dare l'allarme. La donna era appena ritornata dopo aver lasciato il figlio a scuola. L'uomo già da qualche tempo si rammaricava per gli ostacoli economici che aveva incontrato nella conduzione dell'impresa. Da coloro che lo conoscevano è stato descritto come una persona eccezionale, sempre cordiale e a disposizione di tutti. Condoglianze alla famiglia da tutto lo staff di Canale 8 Palermo. Palermo, WhatsApp a luci rosse. La mania del momento, il selfie, sfocia nell'illegalità.
Così i ragazzini di oggi, ancora minorenni, si denudano davanti all'obiettivo, facendo girare sul web il materiale fotografico. Così alcuni ragazzini di Palermo, in età giovanissima, hanno fatto circolare le proprie foto su WhatsApp, canale numero uno per la diffusione di foto e video. La vicenda, nata da uno scherzo di pessimo gusto, ha assunto proporzioni gravi. Si parla adesso infatti di pedopornografia. In Sicilia l'allarme è sempre più crescente. Nella nostra regione, infatti, si registra il record di richieste d'aiuto per sconfiggere questo fenomeno, noto come sexting. Partinico, sindaco sventa rapina. Il primo cittadino di Partinico, Salvo Lobbiundo, è stato protagonista di un eroico gesto, riuscendo a sventare un tentativo di rapina. Tre ragazzi, nei pressi di Villa Margherita, hanno rotto il finestrino di una Mercedes classe A, tentando di rubare una borsa contenuta all'interno dell'abitacolo. Lobbiundo, notando la vicenda, ha cominciato ad inseguire i tre rapinatori, i quali alla fine sono scappati abbandonando la borsa per strada. Palermo, casa a luci rosse con madre di famiglia. La polizia del capoluogo ha scoperto un centro massaggi a pagamento nei pressi dei cantieri navali. All'interno le forze dell'ordine hanno trovato tre donne in abiti succinti, tutte madri di famiglia. Una di loro ha raccontato di essere stata costretta a prostituirsi in seguito alla chiusura della struttura scolastica che gestiva. Analoghe le situazioni delle altre due donne, anche loro recentemente licenziate. La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo è lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. ACI Sant'Antonio, scioperano i netturbini e emergenza rifiuti. Protestano i netturbini ad ACI Sant'Antonio. Il motivo? 3 mesi di ritardo per il pagamento dei loro stipendi. La causa deriva dai problemi economici del comune, ma anche le condizioni finanziarie della Geoambiente sembrano essere disastrose. Società a cui appartengono gli operatori ecologici del paese preoccupano e non poco, visto che l'azienda si trova da diverso tempo in regime di amministrazione controllata. Gli scioperanti non chiedono altro che garanzie sul loro presente e sul loro futuro. Dopo lo sciopero di domenica e lunedì, gli operatori ecologici rimangono in stato di agitazione e hanno occupato pacificamente la sala consiliare del Palazzo Comunale. Ovviamente lo stato di agitazione comporta tempi lunghi per la pulizia della città. La testimonianza delle pessime condizioni igieniche delle strade è ben visibile nel video, in particolare nella frazione di Santa Maria la Stella e nelle vie Quasimodo e Montale. Bagheria, casting per l'evento culturale Il Giardino Ritrovato. L'assessore allo spettacolo Massimo Mineo informa che mercoledì 26 marzo alle ore 16 presso la cappella di Villa San Cataldo si terranno le selezioni per la formazione del casting per un evento culturale in ambiti del Settecento inserito all'interno del programma di manifestazioni che si terranno nei giorni 11, 12 e 13 aprile, organizzato dall'associazione Cultura Lab con il patrocinio del Comune. Le adesioni devono pervenire alla email maiacataldo@inwind.it entro e non oltre il 25 marzo. I minorenni interessati dovranno presentare l'autorizzazione dei genitori.
Un caro saluto a tutti gli appassionati che seguono il meteo.it. Previsioni per venerdì 21 marzo 2014. L'alta pressione inizia a cedere al nord, il tempo lentamente peggiora sulla nostra penisola, specie sulle regioni settentrionali, con l'arrivo di qualche pioggia e anche calo termico. Ecco il consueto dettaglio: al nord nubi interessano via via tutto l'arco alpino e prealpino, con precipitazioni sui rilievi del Piemonte e della Lombardia. Ancora qualche foschia o nebbia mattutina l'avremo sul Veneto e sull'Emilia in mattinata. Entro sera peggiora sulla Liguria con pioggia. Al centro avremo una nuvolosità diffusa su tutta la Sardegna, con piogge diffuse anche temporali, nubi con piogge presenti anche sugli Appennini centrali fin verso le Marche, anche qui con dei temporali sui rilievi. In tarda serata piogge raggiungono anche le coste della Toscana, parzialmente nuvoloso altrove. Al sud il tempo sarà generalmente buono, con cielo in prevalenza poco nuvoloso su tutte le regioni, e vediamo come la neve tornerà a cadere sulle Alpi sopra i 1700-1800 metri in Appennino e in Sardegna, a quote elevate. I venti si dispongono tutti dai quadranti meridionali. Temperature previste per questa giornata minime sempre stazionarie, con valori che oscilleranno tra i 9 e i 12 gradi su tutta la penisola. E di giorno invece prevediamo 17-22 gradi al nord e al centro, fino a 23-24 gradi al sud. Benissimo, la previsione termina qui. Ci vediamo al prossimo aggiornamento con il meteo.it, l'unico sito dove la il fa la differenza. Ciao!